Innevamento nella conca dello Shimura, eccellente. Beh, è stata meglio del previsto, non la scivolata. Stavo ad arrivare con la neve. Un accenno di valanga, una scollatura della neve con spessori superiori ai 2 metri. Scollatura di 4-5 metri, pazzesca. Seracchi di neve. A 2400 metri esposizione sud. Salita veramente complicata a causa dell'innevamento pazzesco che c'è nella zona del bivacco Corti. Questo è il ghiacciaio del Lupo, adesso decidiamo se andare a fare i rilievi e raggiungerlo oppure cambiare il data logger al bivacco e scendere a valle. Ci sono parecchie scariche valanghive, eccone una. Ecco il termometro al bivacco Corti, lesionato dal soffio della valanga, è stato piegato, questo è il Fisher scardinato. Cercheremo di aggirare gli ultimi pendii prima del bivacco per evitare il tratto più ripido e ricongiungerci col tratto più in basso. I data logger funzionano, hanno passato l'inverno nonostante l'intera struttura abbia subito alcuni danni a causa delle valanghe. Buon Fabio si rimette i ramponi dentro il bivacco Corti. Che non si sa mai che scivola uscendo.
fine siamo riusciti a raggiungere il ghiacciaio. Nel punto 3 abbiamo misurato 7 metri e mezzo di neve al punto più basso del ghiacciaio. Nel punto 2 quindi abbiamo misurato sempre circa 7-8 metri di spessore di accumulo in zona non ad accumulo valanghivo. Al punto 3, che è quello più alto, non siamo riusciti ad arrivare. Scendiamo a valle. Vai Villa! Adesso in giù l'acqua ormai. Due piedi, colmi di vesciti.